francamente io ho di nuovo la sensazione che avevo detto prima, cioè per 3 anni di cosa abbiamo parlato in questo paese? Della crisi del rapporto tra cittadini e politica, della crisi del rapporto tra l'istituzione e la politica, le istituzioni che non sono abbastanza efficienti per dare risposte immediate ai cittadini, abbiamo parlato dei costi della politica, adesso improvvisamente questi argomenti sono, Luca, possono anche non interessare, io posso anche essere per aumentare i costi della politica, ma io devo sapere che oggi non c'è, Lucrezia, non c'è nessuna deriva autoritaria, ma neanche nella Costituzione che abbiamo proposto c'è la deriva autoritaria, non c'è nessuna deriva autoritaria, ma c'è un problema democratico in questo paese, quando una democrazia non funziona bene c'è un problema democratico, non c'è una svolta autoritaria, ma se non funziona bene e il rapporto tra i cittadini e le istituzioni è in crisi, diciamolo, chiediamolo ai sindaci, e se il rapporto tra la politica e i cittadini, i partiti e i cittadini, la fiducia nelle istituzioni e la politica è ai minimi storici, c'è un problema, c'entra con la democrazia, c'entra con la qualità della democrazia, io penso di sì, ed è per questo che io ho partecipato alla costruzione della riforma costituzionale, perché io voglio provare a fare in modo, non solo a quella, io voglio provare a fare in modo che le istituzioni diventino più credibili agli occhi dei cittadini perché funzionino meglio, e questa riforma secondo me non è perfetta, ma raccogliendo cose che tutto l'arco costituzionale ha detto per anni, finché non l'ha detto Renzi, pensavano che fossero le cose da fare, questo è il tema, e sui costi della politica noi abbiamo già fatto molto di più di quello che c'è nella riforma costituzionale. Abbiamo abolito il finanziamento pubblico ai partiti, abbiamo abolito una quantità di enti, ma è un problema rispetto alla qualità della nostra democrazia, alla credibilità delle istituzioni. È stato un problema in questi anni il fatto che la politica è stata percepita come un costo inutile. Ha contato rispetto a questo? Io penso di sì. L'idea che costava troppo, un sistema che non dava risposte, io penso di sì. Noi siamo il paese che ha il numero più alto di parlamentari al mondo. Abbiamo 1000 parlamentari, 1000. Abbiamo 2 camere che fanno la stessa cosa, solo noi. Ma o tutti gli altri sono scemi, o forse è il caso che proviamo a mettere mano alla nostra Costituzione, sapendo che, cioè, provo a rispondere, c'è un problema, io, Luca, il tema della stabilità, questa riforma costituzionale lo affronta, ma noi abbiamo chiaro che quando si è fatta la Costituzione del 47, il bicameralismo perfetto in questo paese è stato fatto perché garantiva tutti e due i grandi partiti, che se avesse vinto l'altro non si sarebbe aggregato mani e piedi al blocco avversario, che il bicameralismo perfetto serviva a impedire quella governabilità di cui invece abbiamo ragione, ma guardate gli ultimi anni, ma quante volte abbiamo dovuto avere o maggioranze diverse, o c'era la maggioranza alla Camera, non c'era il Senato, quante volte è successo? Cioè, io direi che dire che c'è una Camera sola che dà la fiducia è un bel pezzo di costruzione della stabilità, un bel pezzo, e se ti devo dire, col premio di maggioranza, sì, perché io penso, ma lo pensavamo tutti prima, che quando un cittadino vota deve sapere chi va a votare, alla fine deve sapere chi governa, e chi governa deve avere gli strumenti per farlo, dopodiché ci sono le istituzioni che devono fare da contrappeso, senza le opposizioni il Presidente della Repubblica non si fa con questa legge, anzi il fatto che non ci sia una norma di chiusura rischia di rendere complicato anche che si faccia il Presidente.
i presidenti la Corte Costituzionale non può essere eletta solo dalla maggioranza. I contrappesi ci sono tutti, cioè francamente mettere in discussione un principio, cioè che chi vince le elezioni deve essere messo nelle condizioni di governare. Io penso che debba funzionare. Poi vediamo se deve essere una coalizione, se deve essere un partito, se si deve decidere al primo turno o al ballottaggio. Però adesso francamente su questa questione della stabilità io non... Noi facciamo una riforma, una delle ragioni per cui si fa la riforma del federalismo perfetto è questa. E l'altra, non è quella di fare più leggi. Ma insomma, ma noi pensiamo che sia democratico un paese in cui quasi tutte le leggi si fanno con l'abuso dei decreti governativi e le fiducie? Ma perché succede? Non perché ogni tanto il governo si sveglia e dice: ah cazzo, ho paura che abbiamo fatto poche leggi questa settimana. Ma perché i tempi, la velocità dei mutamenti, delle scelte che bisogna fare, richiedono tempi rapidi per fare le scelte. Tempi rapidi. Tempi rapidi. E non può più essere il decreto se vogliamo rispettare la Costituzione e il Parlamento. Perché sennò è vero che il Parlamento è esautorato, si trova sempre a ratificare delle leggi che sono già in vigore, perché il decreto è questa roba qui. E allora dire che al governo io gli do la possibilità, non fa più i decreti quando lo fa se c'è il terremoto domani mattina, ma non fa più l'abuso dei decreti che c'è stato per fare qualunque riforma, perché abbiamo fatto quasi tutte le riforme con i decreti, ma quelle riforme vanno in Parlamento. Il governo, attenzione, perché è sbagliata la cosa che dice Lucrezia, il governo va in Parlamento e dice: scusate, io penso che questa questione, il lavoro, la scuola, sia una questione fondamentale, vi chiedo di impegnarvi a garantire entro 70 giorni il voto. Il Parlamento può dire di sì o può dire di no. E alla fine può votare a favore o può votare contro. Non è vero che è il governo che impone la cosa. È uno strumento che può usare il Parlamento. E il tema, insisto, non è fare tante leggi. Sono anch'io d'accordo, bisogna ridurle. Il problema non è fare tante leggi. È che se noi abbiamo un'emergenza in agricoltura o nella lotta al dissesto ambientale o vogliamo fare una cosa seria sull'economia circolare, noi non possiamo, come è successo, metterci 400 giorni a fare il collegato agricolo o 300 giorni a fare il collegato ambientale. Perché poi ci sono le dinamiche politiche, non è che è tutto... Io francamente non riesco a capire questa preoccupazione. Io penso che serva fare le leggi veloci, non farle di più. Io penso che serva fare le leggi veloci, senza abusare gli strumenti che la Costituzione, che il Parlamento hanno previsto per altro. Questo è il tema che io mi sento di porre. Dopodiché, noi al Senato, noi al Senato attribuiamo una serie di poteri anche legislativi, però adesso stiamo sui numeri. Allora, il Senato fa delle cose, cioè il Senato partecipa e vota le leggi che riguardano le regioni, le leggi che riguardano le autonomie locali e le leggi che riguardano l'Europa, tutte le leggi meno quelle di bilancio. Su quelle di bilancio possono avanzare una proposte di modifica o emendamenti, però non discute e non vota, e ci vuole la maggioranza assoluta per presentare queste cose. Può presentare proposte di modifica a tutte le leggi. Basta che un terzo dei senatori si
ma questo vuol dire che un terzo delle regioni italiane pongono una questione, la pongono lì, invece che porla alla conferenza Stato-Regioni, la pongono lì e dicono: scusate, possiamo cambiare questa cosa perché a noi sembra dare fastidio alle regioni? Un terzo firmano, si va alla Camera, la Camera fa un'istruttoria ulteriore, dice sì, dice no. Ma questo è il tema. Le leggi che fa il Senato sono quelle che ho detto prima, quelle che riguardano le regioni, quelle che riguardano gli enti locali, quelle che riguardano le politiche comunitarie, che sono pure importanti, e a maggioranza assoluta, tra l'altro, a maggioranza assoluta, sia quelle delle regioni, sia sugli enti locali, sia sulle comunitarie, il Senato può respingere, perché dopo che ha fatto, si va alla Camera, la Camera approva. Il Senato può intervenire solo se c'è la maggioranza assoluta che dice no, non va bene così. Poi si occupa del controllo della pubblica, tutto ciò, questa attività di modificazione eccetera eccetera la fa in ambiti precisi, definiti, che sono il controllo della pubblica, che sono soprattutto tutto quello che riguarda il controllo della pubblica amministrazione. E poi partecipa all'elezione del Presidente della Repubblica, elegge, il Senato lo elegge da solo, elegge due membri della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti, e partecipa alla serie di definizione degli organi del nostro Paese. Fatemi dire una cosa, un'ultima, per un esempio. Io non voglio fare una discussione sul PD, perché io sono convinto, l'abbiamo fatto dall'inizio, che questa cosa, come ho cercato di spiegare, serve al Paese, non serve al PD, serve agli italiani. L'abbiamo fatta con determinazione, sì, l'abbiamo fatta con determinazione per le ragioni che c'è. Perché c'era bisogno e c'è bisogno di una riforma, di dare un segnale al Paese, di ricostruire una credibilità. È vero. Siccome la storia è quella che ho detto prima, la proposta di riforma l'ha fatta il governo, perché quel governo lì e questa legislatura sono nati e sono durati, sono andati avanti perché dovevamo avere questo obiettivo. Dopodiché quel disegno di legge è stato cambiato molto, ci sono stati 161 emendamenti approvati, e io francamente io non penso che noi possiamo chiedere di votare no alla riduzione parlamentare, del bicameralismo, delle leggi concorrenti, con tutto quello che hanno, perché abbiamo usato il canguro, perché c'erano 1 milione di emendamenti, 150.000 emendamenti, perché qualcuno voleva bloccare la riforma. E non si può neanche chiedere a un partito che decide in direzione che questa è la carta che si gioca per il bene del Paese in questa legislatura, che può permettersi di avere dei rappresentanti in commissione, in una commissione parlamentare, che non lo rappresenti e che quindi non garantiscano chi ha la maggioranza in Parlamento di averla. Allora non ci attacchiamo, non facciamo la discussione su questo. Si può non essere d'accordo, io penso che penso che non sia perfetto. Ma interveniamo sul merito e soprattutto però poniamoci il problema. Io non penso che ci sarà, poi vedremo, comunque il crollo dei mercati eccetera eccetera, però chi dice no deve porsi il problema delle conseguenze, cioè deve sapere che i parlamentari resteranno 1.000 per i prossimi 20 anni, perché dopo un referendum che dice devono restare 1.000 resteranno 1.000, e le due Camere che fanno la stessa cosa resteranno per i prossimi 20 anni, perché se un referendum dice, questa è la differenza rispetto alla cosa, anch'io avrei voluto l'80% in Parlamento, l'80%, il 90% d'accordo, non c'è, e quindi si fa il referendum, come dice la Costituzione, e decidono i cittadini. Nel 2006
Abbiamo votato contro e non abbiamo votato contro per queste ragioni. Non abbiamo votato contro perché non ci era piaciuto, perché non avevamo potuto partecipare. Abbiamo votato contro perché lì c'era la devolution e c'erano i poteri al Presidente del Consiglio che gli consentivano di sciogliere le Camere. Quindi gli davano in mano un potere enorme. Queste sono le ragioni per cui abbiamo votato contro. Oggi c'è un'altra occasione. Io spero che la sfrutteremo. Allora, il bicameralismo